dittatori, no al nucleare. Voi capite il terrore del partito degli affari. Bisognava abbattere questo conto. Inizialmente speravano che ci pensasse l'Europa, che minacciò due procedure di infrazione perché il governo Conte si era permesso, contro il pilota automatico, di fare il reddito di cittadinanza e quota 100 per i pensionati. Non sia mai. I pensionati vanno tosati e rapinati e i poveri vanno lasciati sempre più poveri. No, invece le procedure di infrazione però falliscono perché Conte va in Europa e le sventa tutte e due e riesce addirittura a farsi includere nel tavolo dei grandi, da cui il governo Lega 5 Stelle era escluso perché non facevano parte di nessuna delle tre famiglie liberali, democratici, socialisti e popolari. Invece, con un magheggio, scopre che la von der Leyen non sarà eletta per i franchi tiratori, allora fa votare von der Leyen dai cittadini. Come fa il nostro partito degli affari? Deve per forza ricorrere alla diffamazione, al ricatto e alla diffamazione. Ricattare i 5 Stelle è difficile perché non rubano, allora inventano con i loro giornali che rubano. Vi ricordate il massacro dell'Appendino, della Raggi, dipinte come due criminali matricolati, poi naturalmente assolti per tutti i reati. E poi divide et impera, l'ultima speme. Bisogna scegliere uno dei due della maggioranza e farselo su. A naso hanno capito che era meglio puntare su Salvini e devo dire che ci hanno azzeccato in pieno. Se voi notate, a un certo punto Salvini, che viene dipinto come un fascista, razzista, xenofobo, eccetera, comincia a diventare simpaticissimo ai grandi giornali di tutti gli orientamenti, anche a Repubblica. Perché? Perché si è deciso di puntare su di lui per buttare giù Conte o almeno per innestargli il pilota automatico. Quindi Salvini capisce ovviamente l'antifona e diventa tutto il contrario di quello che era prima. Addirittura lo attaccano in modo da fargli un favore. Tutta la polemica su Salvini fascista, Salvini Mussolini, ovviamente fargli un favore in Italia. Perché lo chiamavo Cazzano Verdi? Se l'avessi chiamato Mussolini mi avrebbe ringraziato, anche perché lui è il nuovo Ritolini, non è il nuovo Mussolini. Mi ha fatto pure causa per Cazzano Verdi, l'ha persa, c'è una sentenza che dice che è una definizione assolutamente pertinente, quindi no, potete usarla Verdi, approfittate, si può. Credevo fosse una sentenza più divertente mai uscita dal tribunale, quando è uscita la sentenza che condanna Renzi a darmi 42.000 euro per un rotolo di carta igienica. Yeah. 42.000 piani di morbidezza. Appena Salvini vede il pilota automatico, è lo stesso effetto di quando Renzi ha visto Napolitano. Da così a così. Era notav, diventa protav, erano triv, diventa protriv, erano inceneritori, diventa pro inceneritori, era no ponte sullo stretto, diventa pro ponte sullo stretto. Perché? Perché al sistema serve quello. Conte sta mettendo le dita negli occhi e soprattutto sta toccando il partito degli affari in quello che ha di più caro, cioè l'impunità e il portafoglio, l'argenteria. L'impunità è, avete presente la rivoluzione della blocca prescrizione? Di prescrizione campavano tutti i ladri delle classi dirigenti da decine di anni. E poi, ovviamente, leva il TAV, leva il ponte sullo stretto, leva il nucleare, leva le trivelle, leva gli inceneritori, quelli di cosa campano? Quelli campano sempre di soldi pubblici per opere inutili. E quindi Salvini si converte, fra gli applausi di tutti i giornali che smettono di dargli dello xenofobo e del nazista. Pensate alla spazzacorrotti e la blocca prescrizione. Erano 20 anni che il Corriere, Repubblica, la stampa dicevano che era una vergogna. Andreotti che si è salvato per mafia grazie alla prescrizione. Berlusconi che si è salvato 9 volte grazie alla prescrizione. Dicevano basta, ce l'abbiamo solo noi così come è disegnata. Fermiamola. Al rinvio a giudizio, Bonafede timidamente la ferma alla sentenza di primo grado. E tutti quelli che dicevano che bisognava fermarla al rinvio a giudizio cominciano a sparare a zero su Repubblica. Cappellini, questo genio,
La spazza corrotti calpesta i fondamenti dello Stato di diritto, giustizialismo, barbarie e inquisizione. Mattia Feltri sulla stampa, figlio d'arte. Mamma mia. Roba da oranghi, bifolchi del diritto, codice a orabi, stato di rango. Cioè aveva ragione Berlusconi, Andreotti, ciao. Reddito di cittadinanza. Ma signora mia, ma dico, diamo soldi ai poveri. Capito? Dico all'inizio, peccato che il reddito ci fosse in tutta Europa, tranne in Italia e in Grecia. Il PD aveva fatto un timido tentativo, si chiamava RAI, reddito di inclusione. Ciao ragazzi. Che erano pochi soldi per poche persone, ma lo tenevano nascosto. Loro quando